si è chiusa con lo straordinario concerto di Loredana Bertè ed un successo di pubblico la sesta edizione dell'Oro Rosso Summer Festival, tenutosi a Villa Literno, nello stadio comunale per ben 5 giorni, grazie all'associazione Oro Rosso che organizza la kermesse dedicata al pomodoro. Ci sono stati ospiti del calibro di Andrea Sannino, LDA, Peppe Iodice, Fatima Trotta e, per chiudere ieri, Loredana Bertè. Lo stadio è stato trasformato per l'occasione in un luogo di divertimento per i più piccoli, con giostre gonfiabili e attrazioni, e di intrattenimento per tutti gli altri, con stand enogastronomici che hanno accontentato tutti i palati. L'iniziativa ha ottenuto anche il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura. È un modo questo per valorizzare il prodotto di punta del comune casertano, il pomodoro, che a Villa Literno vede una produzione di ben 1400 ettari. L'obiettivo, anche grazie a questo patrocinio importante che è arrivato, è quello di fargli avere una certificazione importante che possa permettere all'economia che gira intorno al prodotto del pomodoro di poter crescere e quindi far crescere anche il lavoro, insomma, nel territorio. Produzione di 1400 ettari, prima produzione della regione Campania, quindi è un territorio che difficilmente viene ricordato, il prodotto viene ricordato come prodotto a Villa Literno. Il nostro obiettivo è quello di far sì, insomma, che Villa Literno, ma l'agroaversano in generale, possa pregiarsi di un'eccellenza come questa. Il pomodoro diventa un simbolo di un'identità. L'identità è fatta da questa stupenda comunità che si ritrova stasera a festeggiare. L'associazione Oro Rosso ha organizzato tutto nei minimi dettagli, riuscendo ad ottenere un'ottima risposta di pubblico. Riusciamo a far capire che il nostro prodotto è importantissimo, perché ce lo troviamo su tutte le tavole della Campania. Diamo lustro al nostro sia territorio che prodotto. A chiudere la kermesse Loredana Bertè, che ieri ha estasiato il pubblico con i suoi più grandi successi, da Non sono una signora a Sei bellissima.